Venditalia 2014, nuovo stand, e nuovo volto per vendingtv.it. Ci troviamo, come potete vedere dalla grafica alle mie spalle, allo stand della Dical, che è la proprietaria del noto marchio Lollo Caffè, e ci troviamo qui proprio con Ciro Lollo, il Deus ex machina dell'azienda, la persona da cui è nata piano piano la Dical, si è sviluppata facendo contoterzismo e da qualche anno commercializza con il marchio Lollo Caffè anche il proprio prodotto. Tu ci metti la faccia, Ciro? Sì, soprattutto. E allora presentati. Tu sei Ciro Lollo, il titolare della Dical SRL. Di pure agli amici di vendingtv.it come è nata la Dical, come è cresciuta e quali sono gli obiettivi futuri. Allora, la Dical è nata nel 2002, innanzitutto buonasera a tutti, è nata nel 2002 con il presupposto di unire al nostro settore, che era quello del crudo e del tostato, anche il monoporzionato come prodotto da aggiungere nel paniere per soddisfare un po' la clientela. Però questo settore mi ha iniziato ad incuriosire, dove ci ho messo tanta passione, sentimento, fantasia e insomma tutto ciò che fa poi ottenere risultati nella vita, nel lavoro e in tutto. Chiaramente con molti sacrifici abbiamo fatto passi da gigante, nel senso che il primo impianto montato nel 2004, abbiamo iniziato ad avere delle soddisfazioni facendo un buon prodotto che rispondeva, dava soddisfazione ai clienti, si poteva lavorare con costanza, con tranquillità. Abbiamo avuto un'escalation e quindi siamo arrivati ad oggi nel 2014 con 12 impianti in funzione, più altri 3 in arrivo, con un obiettivo che è quello di migliorarci sempre, di arrivare a soddisfare un po', non tutta l'Italia perché ci siamo quasi, però abbracciare anche l'estero e tutto quello che concerne il monoporzionato. Ciro, tu sei una persona estremamente umile. Voglio aggiungere una cosa, se posso, anche perché oggi siamo forse l'unica azienda che produce tutti i cloni, si può dire, possiamo dire così, di tutti i monoporzionati, cioè Modo Mio, Nespresso, FAP Lavazza, Cialda Cartafiltro nel formato 42 e 38 e gli aromatizzati, che noi lavoriamo prettamente in sede, a differenza di altri che possono farlo presso altri. Sì. Bene, allora io ti stavo appunto interrompendo prima dicendo che tu sei estremamente umile, cerchi di, come dire, ho dovuto quasi forzarti per fare un'intervista. Sono veramente imbarazzato di questa intervista. Non devi esserlo, perché questo è un modo per far conoscere il tuo volto, la tua personalità e la tua professionalità a tutti quelli che sono i seguaci di Vending TV, che non si trovano solamente in Italia e non sono solamente addetti ai lavori. Ciro, tu non hai detto una cosa che io ritengo invece molto importante: 35 dipendenti rappresentano 35 pilastri della tua azienda, sono dei collaboratori per te fondamentali, tutti estremamente giovani, che hanno delle skills che difficilmente si vanno a trovare in altre aziende. Spendiamo un minuto per loro? Sicuramente, perché loro sono forse il motivo per cui io sono arrivato anche a questo, perché vuoi che io ho dato loro il giusto input per metterci passione e impegno, perché te lo posso garantire, ne sono orgoglioso di questo, dal primo all'ultimo dei miei collaboratori lavorano con la stessa voglia, con la stessa passione, con la stessa determinazione, ma non per niente il nostro slogan è gusto e passione, voglio dire.
Luce Passione, che poi è stato premiato da almeno 400 clienti che fanno produrre prodotti, cialde, capsule e così via a proprio marchio solamente in Italia. Non sono mica pochi. No, lo so che non sono mica pochi, e molti hanno fatto, cioè io ho fatto la fortuna loro, perché hanno avuto una crescita parallela alla mia con i loro marchi, perché ti ripeto, anche se noi produciamo per un marchio diverso da Lollo, noi mettiamo anche nel controterzi la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa determinazione, quindi chiunque usa il nostro prodotto cresce miracolosamente, come posso dire. Il prodotto c'è tutto. Diciamo di sì. Tu rimani sulle tue, dici ma sai, io ci metto del mio minimo. Poi vedo che qui c'è tanta gente che prende il caffè e dice senti, me lo offriresti un caffè? Magari sono altri stendisti che piuttosto che andare in qualche stand loro vicino vengono qui. Ma questa non può che darti grande soddisfazione. Sicuramente mi dà molta soddisfazione. Io ti ripeto, sempre in punta di piedi, ogni fiera, ogni evento ho il timore di non riuscire, però poi mi rendo conto che il tutto viene naturale, il prodotto si vende da solo. Da sottolineare che io fino a 2 anni fa non avevo rete commerciale, cioè non avevo forza vendita che mi girava un po' come i testimoni dicevano, bussavano e dire posso farti assaggiare il caffè, e solo sul passaparola insomma siamo arrivati a 500 clienti in Italia, voglio dire. Non... questo appunto è ancora di più una soddisfazione, perché non avere rete commerciale e andare avanti, crescere esclusivamente attraverso il passaparola, la dice lunga su quelle che sono appunto le manifestazioni di interesse da una parte dei nuovi clienti, dovuti comunque alla gratitudine di quelli e la soddisfazione di quelli che sono già serviti. Ciro, ma voi avete realizzato anche un connubio con, immagino, più partner per l'erogazione delle vostre, dei vostri prodotti. Per partner intendo produttori di macchine. C'è qualche scelta specifica che avete fatto per le macchine a cialde? Sì, diciamo che noi inizialmente abbiamo sempre puntato a vendere il caffè e basta, quindi ai nostri clienti non suggerivamo alcun tipo di macchina perché l'una valeva l'altra. Però sappiamo entrambi che occorre una certa pressione, cioè ci sono dei parametri che vanno rispettati. Sì, però da quando abbiamo conosciuto la Faber, che negli ultimi anni ha fatto passi da giganti, si è evoluta dando anche oltre alla parte tecnica anche un po' la parte estetica, noi siamo fermamente convinti che è una delle migliori macchine che oggi ci soddisfa, e la proponiamo ai nostri clienti con serenità e tranquillità, perché è affidabile, insomma per me è un ottimo prodotto. Faber, che nella persona di Alfonso Teti andremo a intervistare nei prossimi giorni qui in Venditalia 2014, e dove potremo andare a vedere naturalmente anche tutti i modelli che vanno a costruire, che oggi propongono in questa 4 giorni di Milano. Ciro, io non posso che ringraziarti e ti invito ad offrirmi un prodotto dei tuoi, affinché possa finalmente beneficiare anche io di questo così sentito Lollo Caffè della versione brown. Questa è, ecco, che tipo di miscela rappresenta questa fra la nera, la bianca? Allora, questa qua proprio che hai adesso è la classica, che è la miscela centrale, quella che io prediligo, per dircela, perché ha la giusta quantità di arabica e robusta. 70-30? Non sveliamo. Non si dicono queste cose. Però è quella che io prediligo, ti ripeto, perché ha la giusta dose di forza carattere, però anche aroma, dolcezza e profumo, quindi ha un po' tutte le caratteristiche di un buon caffè.
bisogna assaggiarlo, perché detto così sono parole, sono chiacchiere, assaggiarlo è tutt'altra cosa. Ciro, grazie, sei stato cortesissimo e come hai visto è stato facilissimo, tutti hanno un gran terrore da telecamera, ma poi se si sta davanti alla telecamera e al microfono con grande naturalezza, dicendo cose assolutamente genuine, non accade nulla e anzi si è incentivati a dire ancora di più. Per ci ho provato gusto, domani mi intervisti di nuovo. Di nuovo. Ciro, grazie, saluta pure gli amici di VenninTV.it che certamente nei prossimi mesi guarderanno e riguarderanno questa intervista per capire ancora meglio che cos'è la Lollo Caffè, cosa si nasconde, fra virgolette, dietro questo marchio che cresce con grande costanza e ha dei ritmi anche piuttosto importanti. Un saluto per loro. Un saluto a tutti gli amici di Vending TV. Grazie e vi aspettiamo nello stand per offrirvi un buon caffè. Bene, io nel frattempo ringrazio Ciro Lollo per l'attenzione che è riuscito a prestare. Assaggio il caffè che nel frattempo è andato di nuovo nel cestino, perché da lì lo prendiamo direttamente al banco e continuo immediatamente dopo per fare nuove interviste e naturalmente farvi scoprire tutte quelle che sono le novità di questa 4 giorni milanese. Fabio Russo per VenninTV.it qui a Milano a Venditalia 2014. Grazie Ciro. Grazie a voi.